davvero un valore aggiunto avere un responsabile della pesca nazionale. La comprensione e la vicinanza mostrata dall'onorevole Lorenzo Viviani, biologo marino, ricercatore responsabile pesca per la Lega, nell'incontro con i pescatori che si è svolto ieri a Fano, dove era accompagnato dall'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega per le Marche, e dall'onorevole Luca Rodolfo Paolini, ha stupito in positivo i rappresentanti del settore, i quali finalmente si sono confrontati con un esperto e collega in grado di capire appieno il loro linguaggio e le loro esigenze. Numerose sono state le criticità ed i problemi presentati dai pescatori locali. Molte di queste tematiche riguardano l'inquadramento previdenziale dei pescatori, riguardano le attività che sono connesse alla pesca del pesce azzurro, alla pesca delle vongole. Siamo costantemente e continuamente a confrontarci sia con l'onorevole Viviani come anche tutti gli altri parlamentari. Diciamo che è un dibattito continuo, un confronto che speriamo possa scaturire nel testo unico, nel nuovo testo unico di legge. La pesca è un settore strategico che rappresenta le nostre tradizioni, in cui vivono e lavorano tante persone che però hanno uno scarso ricambio generazionale. Noi dobbiamo avere la forza di dare ai giovani la volontà e l'interesse di continuare questa attività dei loro padri, di continuare a pescare, perché è un valore aggiunto, perché serve a creare un prodotto eccezionale che deve andare sulle nostre tavole e nelle nostre attività commerciali. La pesca è un grande valore di cui poco si parla e molto spesso viene abbandonato. Noi ce ne stiamo facendo carico e cercheremo di valorizzarlo il più possibile. L'onorevole si è detto pronto a rispondere alle istanze presentate dal settore, rimanendo aperto ad un confronto continuo nel tempo. Gli emendamenti sul fermo pesca, che prevedono anticipazioni bancarie ISMEA ed un'unica linea politica da Bruxelles a Roma alle regioni con lo scopo di parlare un'unica voce, sono solo alcune delle proposte avanzate da Viviani. Voi avete ancora una marineria in Adriatico che riescono a resistere, che sono tradizione, sono un comparto produttivo importantissimo per le Marche, che purtroppo, come tanti altri settori, come tante altre regioni italiane, hanno patito problemi europei, di governi che non hanno tutelato i diritti dei pescatori. Ci sono tanti problemi, uno normale che stiamo affrontando adesso è quello dell'INPS, che non riconosce i contributi pagati e quindi va a chiedere ai pescatori delle cifre folli. Ecco, questo è uno Stato che nelle Marche chiede una cosa, in Liguria ne chiede un'altra, in Veneto un'altra ancora. Non può andare avanti così. Qua in Adriatico si mangia ancora un prodotto fresco, chi viene dall'Adriatico rispetto a tante altre regioni italiane può trovare nei ristoranti un prodotto fresco e locale. Garantiamo questo perché un valore aggiunto è inestimabile. Le risorse stanziate dal governo per il settore pesca sono esigue, ma più che altro che esigue si perdono nei decreti attuativi. Sono stati fatti adesso i decreti attuativi del Cura Italia, quindi rendiamoci conto, 4 mesi per dare una risposta a un settore che ha subito la crisi qualche mese fa, il fermo qualche mese fa. Non si può andare a rianimare un malato quando l'elettrocardiogramma è piatto, quindi insomma gli aiuti devono essere pochi magari, ma però maledetti, pochi come si dice, pochi maledetti e subito, devono essere immediati, non possiamo aspettare le lungaggini burocratiche del Ministero.